Buongiorno a tutti e benvenuti al minuto 91, anteprima della partita Udinese-Milan che si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Friuli Dacia Arena di Udine. La partita si giocherà alle ore 15 con le probabili formazioni che vi sto per leggervi subito e informarvi quali saranno le probabili formazioni tra Udinese e Milan. Andiamo a informarvi subito e anche le statistiche. L'Udinese ha vinto nelle 4 delle 5 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incontri. Le probabili formazioni sarebbero queste: Udinese si prevede con 3-5-2, con Bizzarri in porta, Newton, Danilo e Angella in difesa, poi Widman, Berami, Alfredson, Janto e Pezzella, in attacco Maxi Lope e Lasagna. Indisponibili Adnan, squalificati Samir. Invece il Milan di Gattuso potrebbe giocare con 4-3-3, con Donnarumma in porta, in difesa Calabria, Bonucci e Romagnoli e Antonelli, in centrocampo Chessy, Piglia e Bonaventura, in attacco Suso, Cutrone e Sharanoglu, scusate. Indisponibili sono Rodriguez per una colica, Storari e Conti. Le statistiche sono queste: ben 31 dei pareggi in Serie A su 85 incontri. Il Milan è la squadra contro la quale l'Udinese ha pareggiato più volte nel massimo campionato, nell'ultima volta del febbraio 2016. L'Udinese ha vinto, come dicevo, 4 volte su 5 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A. L'arrivo di 8 proprio dell'Udinese ha guadagnato 20 punti in campionato. Solamente Napoli 22 e Juventus 25 hanno fatto meglio nello stesso periodo. Infatti, dopo la sconfitta per 6-2 contro la Juventus, l'Udinese non ha mai più concesso gol nelle ultime 6 partite casalinghe in campionato. È una partita molto interessante, come dicevo. Infatti Gennaro Gattuso e Massimo Otto avevano vestito insieme la maglia del Milan nelle 3 stagioni dal 2007 al 2011, giocando insieme ben 24 partite in Serie A. Come dicevo, è una partita molto interessante perché in questo momento, andando a vedere la classifica generale, il Milan è sopra dell'Udinese per solo 2 punti. Infatti andiamo proprio a vedere: il Milan è a 34 e l'Udinese è a 32. La Milan è settimo in questo momento e l'Udinese è al nono posto nella classifica della Serie A. Siamo ormai arrivati alla, se non mi sbaglio, alla 22esima, può essere, o 23esima giornata di campionato. Ormai siamo arrivati al soprattutto già ormai la boa del girone di andata. Ormai siamo al girone di ritorno, dove andando a vedere, a consultare la gironi dell'andata e di ritorno, in questo momento le due squadre, Juventus e scusate, Milan e Udinese, sono in un momento buono. Cioè l'Udinese ha sofferto contro il Genova vincendo 1-0 dopo le perdite con la Lazio, del recupero della partita contro la Lazio. Ma andando a vedere, dopo ben 1, 2, 3, 4, la quinta giornata di ritorno, ormai la prossima giocheremo l'Udinese a Torino, sempre alle ore 15. Poi sarà un tour de force perché ci sarà Sampdoria, Fiorentina,
c'è la Roma, la Sampdoria, Fiorentina, Juventus, Sassuolo, Atalanta. Quindi andando un po' più avanti avremo sempre squadre che se la giocheranno per la famosa Europa League, Champions League, campionato, retrocessione, eccetera. Quindi sono partite molto interessanti da adesso in poi. Saranno tutte a giocare più del 90, proprio più del 91 minuti, quindi 90 più recuperi, e si giocherà tutto sul campo. Quindi la partita tra Udinese e Milan, spero che Udinese faccia bella figura, torni a fare portare la buona sorte, cioè il bottino di Udine. Spero che si ritorni a trovare l'arricchimento di ben 3 punti dopo l'ultima volta contro la Spal, che abbiamo visto solo un punticino. Ma spero che l'Udinese, in questo momento che sta recuperando tutti i giocatori che erano un po' influenzati o infortunati, eccetera, stanno recuperando. Io spero che l'Udinese faccia una buona partita, io sarò presente e quindi spero bene. Io da Udine dico forza Udinese, speriamo bene, vinca il migliore, ma spero più noi di Udinese che Milan. Bene, da Adriano Giro d'Este, R1 e Stav Radio, finisce qua il minuto 91, ci sentiamo lunedì col minuto 91 post partita Udinese-Milan. Da Marco è tutto, ci sentiamo lunedì. Ciao ciao e buona partita a tutti voi. Ciao ciao e buon weekend.